Le cattedrali e santi patroni. Un percorso tra opere d'antichi testi, alla scoperta delle origini dell'arcidiocesi di Catanzaro e Squillace. Progetto diocesano, integrato eventi e mostre storico-artistiche. La fotogrammetria digitale è una tecnica di rilievo che consente di ottenere informazioni geometriche tridimensionali nello spazio, mediante un elaborato processo di interpretazione ed interpolazione di immagini fotografiche 2D ad alta risoluzione. Queste ultime contengono delle informazioni, dette dati EXIF. Corredate da date GPS, che oltre a georeferenziare il nostro rilievo, è di ausilio a distribuire le foto nello spazio per permettere una corretta sequenza di fotogrammi in overlap che determinano la generazione di modelli 3D. La fotogrammetria è necessaria, in quanto il nostro patrimonio storico è soggetto purtroppo sempre più frequentemente ad eventi distruttivi, quali terremoti, agenti atmosferici, assestamenti di terreni, vandalismi, e dal naturale deterioramento dei materiali stessi. Tutte le attività di rilievo svolte sono state qualificate come rilievi ripetibili e non invasivi. Irripetibili, in quanto qualora qualsiasi elemento venisse a mancare, il rilievo diventa inutile dopo l'evento. Pertanto è fondamentale effettuarlo allo stato originale. L'attività svolta si ritiene utile alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e necessaria alla sua tutela e conservazione negli anni a venire. Rilevare ed archiviare in digitale ogni elemento esistente, redigere una documentazione completa e precisa, con modelli virtuali ad accuratezza millimetrica, si traduce in termini pratici nella possibilità di poter fedelmente recuperare, monitorare, restaurare o replicare, quindi conservare lo stato originale delle opere, ed averne memoria, evitando così la perdita di elementi architettonici unici del nostro patrimonio. La cattedrale, chiesa principale della diocesi, per la presenza della cattedra episcopale, fin dalle origini, fu uno dei poli della vita cittadina, ma soprattutto, dal Medioevo, uno dei simboli della città stessa, per la presenza dei santi patroni. Sorta intorno all'anno 1100, ed inaugurata da Papa Callisto II, dopo innumerevoli vicissitudini che ne hanno trasformato l'aspetto esteriore e radicalmente quello interno. I danni dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale distrussero l'intera struttura edilizia, per cui fu necessario ricostruirla completamente. Il nuovo impianto architettonico presenta tre porte sulla facciata principale e tre su quella laterale prospiciente Piazza Duomo. Un papa, Giovanni Paolo II, dopo otto secoli da Callisto II, varcò nel 1984 la soglia della cattedrale. Era necessario testimoniare l'evento di questa seconda visita papale e quindi ecco sorgere l'idea di realizzare una porta con i contenuti di fede e di storia. Con il grande giubileo del 2000 ed il successivo congresso eucaristico di Catanzaro, hanno reso necessario il completamento del disegno di arredo artistico e storico della nostra cattedrale. Nasce così l'idea di realizzare le porte sulla facciata laterale. Aggiungendo a quella prevista in ricordo del giubileo, e da quella a memoria del congresso eucaristico, una terza porta, che indicasse, con facile lettura la via verso il Signore. Attraverso semplici regole dettate da Gesù Cristo. Per raggiungere la beatitudine. A Catanzaro, la cattedrale non fu costruita come manifestazione del prestigio e potere economico delle varie classi sociali. Fu eretta per volere del potere centrale e del feudatario locale. A Goffredo di Loritello, conte della città, si deve la creazione della diocesi. Così per suo volere e per interessamento dei dominatori normanni, si deve la costruzione originaria della cattedrale. La pianta dell'edificio.
così come appare dalla documentazione cartografica, 7-800. Posteriore ai terremoti che colpirono la città tra il 600 e la fine del 700. Nonché la ripresa di essa, nell'attuale ricostruzione, dopo il bombardamento anglo-americano, del 27 agosto 1943. Permette di visualizzare lo schema tipico della basilica. A sviluppo longitudinale, divisa in tre navate, da robusti pilastri quadrangolari. Con un vasto transetto non sporgente, rispetto alle pareti esterne. E navate laterali. Un coro triabsidato, con abside centrale più grande. Nell'altare della Cappella di San Vitaliano furono deposte in tre nicchie le reliquie di San Vitaliano, patrono della città, di San Fortunato e di Sant'Ireneo, già patroni tradizionalmente della città bizantina.